Dovrebbe essere maledettamente illegale questo orario. Cioè, non so se mi spiego, non so se mi spiego. Ragazzi, oggi vi porterò con me al day one di iPhone XR. Andremo a provare iPhone XR tutti insieme, ovviamente. E se mai dovesse esserci qualcuno in fila per comprare iPhone XR, saluteremo anche quelli in fila. Andiamo. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai. Cioè, non so se mi spiego. Io me ne sto andando. Cioè, guarda, neanche mette a fuoco. Cioè, io me ne sto andando. Anzi, no, ancora no, devo farmi la doccia. Io me ne vado. E questa è la situazione. Non è neanche giorno. Bellissimo. Ciao Etna, se mette a fuoco. Ciao Etna. Ok, dai, adesso si può ragionare, mi sa, eh. Adesso il sole sta spuntando, ma io direi che faccio colazione. Venite all'Apple Store di Catania intorno alle ore 7:38 del mattino, dato che sono le 7:10, e proveremo insieme iPhone XR. Ma comunque, non so se notate, io sono con il motorino, cioè non so se mi spiego. 17 gradi col motorino sarà una bella avventura, proprio. Ragazzi, quando fate un day one, piccolo consiglio, queste sono essenziali. Proprio, cioè, le iPods, se non avete queste, non passa mai il tempo. Perché ci sto andando tipo un'ora prima, giusto? Però... Ragazzi, appena arrivato al day one c'è la desolazione più totale. Ovviamente iPhone XR ce lo aspettavamo tutti, non sarebbe andato così bene date le previsioni. Però vabbè ragazzi, alla fine noi ci accontentiamo, fra un po' entriamo, penso che già i ragazzi dell'Apple Store sono già lì, quindi mi sa che entriamo e andiamo a vedere il tutto, eh? Allora ragazzi, sono arrivato in Apple Store, c'è freddissimo e in pratica già l'addobbo per iPhone XR è stato messo al day one di iPhone XS, quindi non ci sono modifiche. I ragazzi dell'Apple Store sono appena rientrati, mi hanno visto, mi hanno beccato, sono tutti là dietro e niente, ora fra un po', cioè alle 8 entreremo, anzi entrerò perché c'è tipo la desolazione, però entrerò. Entrerò e proverò questi iPhone XR che forse sono montati, sì, già sono montati sul tavolo, mi sa di sì. Mi sa proprio di sì, mi sa proprio di sì perché sono tipo lì. Mi sa di sì. Mi sa di sì, sono lì, non lo so. Sì, là ci sono i ragazzi dell'Apple Store. Ed intanto io, come vi dicevo, mi annoio e AirPods alle orecchie, mi ascolto un po' di musica. Mi sa che ammazziamo il tempo con Clash Royale, eh? Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. Ah, tra l'altro, se giocate a Clash Royale, Clan Game Zane, ragazzi, unitevi a noi.
Eppure, strano ma vero, c'è gente che sta acquistando iPhone XR. Il day one c'è solo per 4 persone, più o meno 3-4 persone. A me hanno detto i ragazzi dell'Apple Store che ci sono dei preordini, circa una ventina più o meno. Quindi, ottimo. Allora ragazzi, io prendo il mio colore preferito, questo è iPhone XR in versione azzurra, blu, come vogliamo chiamarla. Ragazzi, è fantastico, cioè non so se notate la bellezza di questo dispositivo. Allora, primo impatto, la cosa che noto è che lo schermo, devo dire che è leggermente con bordi più spessi rispetto ad iPhone X ed iPhone XS ed XS Max, ma adesso lo andremo a vedere con un piccolo confronto. Altra cosa, onestamente, il peso e lo spessore sembra leggermente più pesante ed ovviamente più spesso, ma questo è chiaro, lo avevamo già detto, lo sapevamo già, ma in pratica si sente tantissimo, a mio avviso, questo peso che va ad incrementare ovviamente lo spessore anche del dispositivo. Per il resto, notch anche qui, la stessa dimensione identica di quella che attualmente troviamo su iPhone X, iPhone XS ed iPhone XS Max, quindi non ci sono differenze da questo punto di vista. Sotto ovviamente abbiamo cassa stereo, microfono, jack lightning, cioè ingresso lightning. Dal lato sinistro abbiamo i classici pulsanti per il volume, tasto vibrazione, sopra non c'è niente. Dal lato destro abbiamo l'ingresso del vano SIM ed il tasto per l'accensione e lo spegnimento del display. Dietro abbiamo una fotocamera singola, non doppia come iPhone XS ed XS Max ed ovviamente iPhone X, flash LED through-on con 4 LED, microfono per sopperire al fruscio dei rumori e per il resto ragazzi, cioè graficamente, esteticamente è qualcosa di spettacolare, ma andiamo a vedere le altre colorazioni. Questa invece è la colorazione bianca, molto bella, molto elegante, anche qui, però vediamo lo schermo spento perché onestamente sembra un display OLED, ma onestamente non lo è perché è un display LCD come ben tutti sappiamo già. Tra l'altro non c'è il 3D touch su questo dispositivo ed infatti Apple simula la pressione di alcuni tasti come questi che ci sono qui in basso con una pressione maggiore, cioè no, non una pressione maggiore, teniamo il dito posizionato sopra questo pulsante e simula la vibrazione. Il Taptic Engine posto qua sotto vibrerà ed ovviamente ci sembrerà come se fosse ovviamente un 3D touch, ma in realtà non lo è. Questa è la colorazione bianca, andiamo a vedere la rossa. Questa invece ragazzi è la Production Red. Vi faccio notare ovviamente che ad ogni iPhone corrisponde uno sfondo ovviamente abbinato, blu con il blu, rosso con il rosso, bianco con il bianco, nero con il nero, eccetera eccetera. Questa è la Production Red, molto ma molto bella ed elegante. Apple ha finalmente capito che deve rilasciare una versione rossa di tutti i suoi dispositivi, in questo caso di iPhone XR, ma è veramente fantastica. Non so se notate, se mette a fuoco, sì, mette a fuoco, è veramente veramente bella. Cambio lato, vi mostro anche la colorazione gialla, che onestamente pensavo fosse peggio, in realtà, cioè devo dire che è molto molto carina, cioè mi piace, è molto giocosa, molto, non so, carina, carina. La cosa bella è che il frame è come fosse, non lo so, dorato, cioè si abbina ovviamente al colore dello smartphone, che onestamente mi piace, non è malaccio. E ultima colorazione, ma non meno importante, la versione nera. Secondo me è quella più elegante di tutte, insieme alla versione rossa. Una back cover veramente, veramente interessante. Molto, ma molto elegante e carina, perché sembra proprio un vecchio iPhone, non lo so, 4S, non lo so. Il retro in vetro fa la sua sporca figura. E mi sa che mi ero dimenticato la colorazione corallo, ragazzi. Anche questa molto, ma molto carina. Sfondo abbinato, è un misto fra un arancione e un rosa rosso, non lo so, infatti Apple lo chiama corallo. Anche questo molto bello, frame abbinato in stile arancione, molto ma molto carino. Anche qui il peso si fa sentire.
Ed eccomi qui con il mio iPhone X, confronto dimensionale 5,8 pollici contro 6,1 pollici, ovviamente si nota la lieve differenza, ma si nota anche il lieve spessore, cioè si nota parecchio che iPhone XR è leggermente più massiccio. Parlavo con i ragazzi dell'Apple Store che mi hanno proprio detto la parola massiccio, da qui si riesce praticamente a percepire. Retro ovviamente in vetro per tutte e due, e non c'è paragone, onestamente questo è molto più bello secondo me, però in questo caso va bene anche iPhone X. Per quanto riguarda il display, notiamo che la differenza dei bordi c'è e come. Infatti apro le impostazioni su tutti e due i dispositivi, se le trovo da tutte e due le parti, e guardate come su iPhone XR sia leggermente il frame laterale più spesso, qualcosa di veramente impercettibile, questione di millimetri, però onestamente è da notare perché c'è sicuramente questa differenza. Ragazzi, allora, eccomi qui. Sono appena tornato dal day one di iPhone XR e ho delle cose da dirvi. Intanto ringrazio i ragazzi dell'Apple Store che mi hanno accolto come sempre benissimo. Mi hanno anche forzato a prendermi il caffè o comunque fare colazione perché ero veramente devastato. Si vedeva in faccia che ho dormito pochissime ore, quindi mi sono preso un caffè, me l'hanno offerto. Tra l'altro vi dico anche che mi hanno tentato dicendomi: Mirko, ma compra un cinturino per Apple Watch, c'è la versione blu notte che è veramente bella, guardatelo nelle storie del mio profilo Instagram, vi ho fatto vedere un po' di cose. Non ho ceduto ovviamente, ragazzi, perché tra trasferimento ed altro spendere soldi così non mi sembrava il caso. Ma comunque, considerazioni finali. Allora, io posso dirvi la mia su questo iPhone XR. Allora, devo dire che 6,1 pollici mi piace tantissimo. Il fatto che sia leggermente più pesante, leggermente più spesso, non so perché, ma mi dà un senso di piacere, non dispiacere, cioè mi piace di più. Cioè, io tenevo in mano il mio iPhone X e, cioè, non lo so, mi sembrava un po' scarno rispetto a quello. Quello mi dava più sicurezza in mano, non lo so, cioè mi sembrava più massiccio. Quindi sì, ok, è più spesso, è più pesante, però non lo so, mi dava più sicurezza. Magari questo fattore ogni anno sempre più sottile eccetera, cioè, non funziona più. Onestamente preferisco avere qualcosa di veramente consistente in mano. In questo caso era veramente consistente. Ho fatto anche, come avete visto sicuramente, un confronto video con iPhone X, sia dimensionale sia in fattore di forma eccetera, e devo dire che mi piace, cioè mi piace veramente tanto. E ovviamente l'unica alternativa secondo me è iPhone XS Max, perché non so perché, ma tra iPhone XS ed iPhone XR io preferirei XR, però tra XS Max e XR preferirei tutta la vita XS Max. Devo dire anche che quell'azzurro, quel blu azzurro, non so come cavolo dirlo, cioè spettacolare, ragazzi, non so se, cioè, rendo l'idea, è il mio colore preferito. Beh, la stanza è azzurra, quindi si capisce, il sito è azzurro, ma, cioè, vi giuro ragazzi, era spettacolare, non me lo aspettavo così bello, con una back cover così in vetro azzurro, e, cioè, non lo so, mi sono emozionato, vi giuro. Comunque, conclusioni, lo comprerei? Beh, direi di sì, cioè, è un validissimo prodotto. Il fatto che comunque il bordo sia leggermente più spesso ai lati rispetto ad iPhone X o iPhone XS, si nota, sì, un occhio attento lo nota, però nella quotidianità, onestamente, c'è chi se ne frega, cioè, onestamente, è fantastico. E per il fattore dei pixel, ragazzi, ma andate a quel paese tutti quelli che dicono che, però, ha il display dell'anno scorso, LCD, cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, ma ad occhio nudo, che il nostro occhio vede circa 200-300 ppi, 300 e passa ppi, come facciamo a vedere la differenza con uno schermo del genere? Magari sì, in fattore di colorazione, nero, ok, tra OLED ed LCD, sì, c'è questa piccola differenza, ma qualitativamente parlando, onestamente, io non ho notato così tanta differenza. Cioè sì, sembra un po' più brillante, una cosa del genere, ma, cioè, onestamente, ma chi le nota ste cose ormai, ragazzi? Conta l'utilizzo dello smartphone, non il nero assoluto degli OLED. Cioè, onestamente, sì, bello, ok, tutto quello che vuoi, ma ad occhio nudo non vediamo tutto
tutte queste modifiche che comunque potrebbero notarsi da un display, che ne so, di vecchissima generazione con un display OLED. Ma qui si parla di iPhone 8 e 8 Plus che hanno lo stesso display praticamente di iPhone XR. Nessuno si è mai lamentato, neanche l'anno scorso, neanche con iPhone 7, neanche con iPhone 6S, neanche con iPhone 6. Eppure Apple lo sta riproponendo in un nuovo fattore di forma da 6,1 pollici con un display più alto e più stretto. Ma onestamente io lo trovo fantastico, soprattutto con il contrasto che c'è sul retro dei colori, veramente spettacolare. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è che al day one eravamo veramente pochi, più o meno mi hanno detto circa una ventina di persone hanno prenotato, lì erano 4-5 che hanno acquistato all'apertura alle 8 del mattino, non c'era fila ovviamente, però mi sono divertito, sono stato un po' con i ragazzi dell'Apple Store, ho chiacchierato un po' e niente. Comunque ragazzi, fatemi sapere il vostro parere qui sotto nei commenti, comprerete iPhone XR? Vi piacciono le nuove colorazioni? Quale colorazione scegliereste se doveste appunto acquistare questo nuovo prodotto? Fatemelo sapere con un commento qua sotto e io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.